Il Mobile World Congress di Barcellona è stato offerto da Nubia Mobile e Massmen.net. Cari lettori di PianetaSmart.it, amici delle recensioni Guerz 86, siamo qui allo stand di BlackBerry per vedere il K1. Se non vi è bastato il BlackBerry Priv, ecco qua che la stessa BlackBerry ci riprova con questo nuovo dispositivo. Abbiamo una tastiera che è stata direttamente installata a display, molto valida, soprattutto il touch and feel, anche se vi dico la verità, non mi ci ritrovo più a scrivere, ecco, con una tastiera del genere. Il display è da 4.5 pollici, la versione di Android è la 7.0, abbiamo 3 GB di memoria RAM a bordo, abbiamo una fotocamera posteriore che è da 12 megapixel, la frontale da 8 megapixel, categoria LTE ovviamente 6, abbiamo una batteria che è da 3.505 mAh con il supporto alla ricarica rapida, il tutto gestito da un Adreno 506 per la GPU e chiaramente un processore Qualcomm Snapdragon 625 che va a girare, dicevamo, proprio questo dispositivo. Touch and feel ottimo, anche la fluidità assolutamente in pieno stile BlackBerry, quindi molto molto fluido, un cellulare che è destinato a un pubblico assolutamente business per la sua costruzione, ma soprattutto per la sua particolarità di scrivere davvero in maniera molto rapida e veloce. Dallo stand di BlackBerry, ragazzi, è tutto e noi ci sentiamo come sempre nei prossimi video.